Rosa Perrotta in lacrime, e addio all'isola dei famosi 2018? La tronista appare decisamente provata da questa esperienza in Honduras. L'isola dei famosi 2018 si sta rivelando tutto fuorché una passeggiata per i naufraghi. L'ultima a cedere potrebbe essere proprio una delle più forti, almeno in apparenza, ovvero la modella Rosa Perrotta. L'ex tronista di Uomini e Donne appare infatti decisamente provata, il giorno del suo compleanno è scoppiata a piangere per via delle lettere del fidanzato Pietro Tartaglione, arrivata dall'Italia, e in questi giorni risente moltissimo della mancanza della sua amica Paola Di Benedetto. Isola dei famosi 2018, Rosa Perrotta sempre più in crisi. Paola Di Benedetto, infatti, sull'Isola dei Famosi 2018 è diventata subito la migliore amica di Rosa Perrotta, e ora, che è stata eliminata, l'ex tronista è priva della sua spalla. L'ex madre natura di Ciao Darwin non ha mai nascosto di volere molto bene a Rosa e in una lunga lettera consegnata il giorno del compleanno, le ha promesso che per lei ci sarà sempre, proprio come una vera amica. L'ex tronista è rimasta piacevolmente sorpresa, ma è stata un'altra la lettera ricevuta che l'ha fatta scoppiare in lacrime. Isola dei Famosi 2018, le parole commosse di Pietro Tartaglione. Sull'Isola dei Famosi, infatti, è arrivata anche una lettera del fidanzato Pietro Tartaglione, conosciuto proprio a Uomini e Donne. Ecco il testo bellissimo. Ciao amore, ti scrivo questa lettera perché ho un po' di cose da dirti, anche se sei così lontana. Mi manchi amore, mi manchi che a parole non te lo so spiegare, però ti guardo, amore mio, ti guardo sempre e sei sempre nella mia testa. Ogni maledetto momento senza di te. Io ti aspetto perché voglio stare con te tutta la vita. Tu sei la mia persona. Isola dei Famosi 2018, l'ex tronista pronta ad abbandonare il reality show. Oggi è il tuo compleanno, il primo da quando stiamo insieme e l'ultimo che ci vedrà separati. Auguri amore mio. Ti amo, tuo Pietro, ha concluso Pietro, facendo scoppiare Rosa in lacrime. Da quel momento l'ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne non è stata più la stessa. Pensierosa e malinconica, è parsa ancora più abbattuta quando, martedì scorso durante la diretta, ha scoperto che la sua amica Paola era stata eliminata. Chi la conosce, è pronto a giurare che stia meditando di abbandonare l'Isola dei Famosi 2018, e a noi dispiacerebbe moltissimo.